Cari amici, siamo qui sulle rive del Mincio, dove due rami del fiume convergono. Alle mie spalle c'è il castello visconteo di Valeggio sul Mincio e siamo in una delle zone più belle d'Italia, sicuramente. Questo nostro meraviglioso paese, che in tempi recenti è stato sottoposto ad una vera e propria invasione afro-islamica. Abbiamo scoperto ieri nel processo di Oscegale che la povera Pamela Mastropietro è stata massacrata, violentata, uccisa e anche tagliata a pezzi da viva. Insomma, è un po' il mio modo di vedere, come se il Pleistocene o il Paleolitico superiore fossero irrotti da noi da una distanza temporale di qualche centinaio di migliaia di anni. Così un po' come per l'invasione islamica, in questo caso il Medioevo del VII secolo d.C., con le sue gole tagliate e con le sue teste mozzate. Insomma, l'Italia non era e non è pronta a questo tipo di situazione, anche perché la cultura cattomarxista fa sì che noi non possiamo sviluppare né gli anticorpi giudiziari né quelli culturali per difenderci da questa invasione di barbarie e di feroci. Allora io credo che bisogna riflettere su questo. Ma quando noi guardiamo con indignazione quei magistrati in magistratura democratica, con il cappello sic, che si riuniscono e che aprono il loro congresso con una vignetta di Vauro, siamo molto molto preoccupati. Per me possono mettersi in testa qualsiasi cosa, anche uno scolapasta, ma non vorrei che avessero in testa né un turbante ma neanche un cappello da prete, perché rappresentano l'autonomia, la libertà e in qualche modo la dignità e laicità dello Stato. E qualcosa si è rotto, quindi lo ha rotto l'ideologia, l'ha rotto anche il buonsenso. E quindi, siccome la magistratura rappresenta l'argine estremo della legalità, pensare che il decoro della magistratura è un valore fondamentale per la nazione ci fa dire che questo decoro è stato sicuramente leso. Insomma, amici cari del giornale del mio amico Porro, la situazione non è eccellente, ma non per questo dobbiamo smettere di lottare. Ce lo chiede questa meravigliosa Italia che sta intorno a noi, che ci ha generato e che vogliamo difendere come una madre. Arrivederci.